Coronavirus e buone nuove anche dalla sanità privata. Dopo San Camillo e le figlie di San Camillo, anche le case di cura Ancelli della Carità di Cremona, San Clemente di Mantova e Domus Salutis di Brescia, facenti capo alla Fondazione Teresa Camplani, hanno aperto le loro porte per accogliere sia pazienti non positivi al coronavirus, sgravando così le strutture pubbliche dalla necessità di farsene carico, sia pazienti positivi cui vengono dedicati in particolare 25 posti letto nei centri bresciano e cremonese, altri 15 da lunedì prossimo in quello mantovano, sino ad arrivare a una disponibilità totale di 85 posti letto da gestire in base alle richieste impartite di volta in volta dall'unità di crisi della regione Lombardia. Per questo sono stati sospesi fino al 13 aprile le attività ambulatoriali e gli interventi chirurgici, mentre sono rimaste aperte le aree prelievi e le attività radiologiche urgenti. Il tutto si pone nel solco della tradizione tracciato dalla fondatrice delle Suore Ancelli della Carità, ovvero Santa Maria Crocifissa di Rosa, che fu in prima linea nel XIX secolo ad assicurare assistenza ai malati durante le epidemie di colera. Intanto il seminario vescovile di Cremona ha messo a disposizione la propria cucina per preparare pasti che ogni giorno, grazie all'ausilio dei seminaristi e dei numerosi volontari, vengono consegnati alle fasce di popolazione più deboli, quali gli anziani in città e zone limitrofe.